Il protagonista del nostro microfono, Luca Castiglia, uno che segna, ma che oggi ha segnato uno dei gol importanti. Ma sì, io oltre al gol vorrei sottolineare la prova di tutti quanti perché era un po' che non si vedeva questa prova Vercelli e oggi non abbiamo sbagliato la partita, niente, né l'approccio né niente. Abbiamo dato un segnale che non siamo morti, ma anzi daremo il filo da torcere a tutti quanti fino alla fine. Dopo 6 partite, diciamo con pochi risultati, ci voleva un colpo. Sì, ci voleva un segnale di una squadra che comunque spero abbia ritrovato il brio, l'entusiasmo e una squadra che adesso crede in quello che fa e quello che può fare. Ci saranno 1.000 battaglie da qui alla fine del campionato, ma tu le fai con la maglia della Provercelli o con quella del Parma? No, io penso che non mi muoverò da qua perché mi trovo bene, ho trovato la mia dimensione. In quest'anno con questo mister sto facendo, secondo me, bene e voglio continuare così. Adesso si va a Cremona, è una partita molto difficile, bisogna iniziare una striscia di risultati positivi. Non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto all'andata, perché all'andata magari facevamo bene 2 partite, poi c'era buio. Adesso bisogna dare continuità con questa determinazione e penso che raggiungere l'obiettivo sarebbe come vincere un campionato o una Champions League, penso. Avete giocato col piglio della squadra che sa quello che vuole, attaccare ragionevolmente e poi dopo il vantaggio dietro la linea della palla e tutti a combattere. Sì, Come le squadre che devono salvarsi. abbiamo fatto una partita di sacrificio, abbiamo saputo soffrire e, cosa molto importante, non abbiamo subito gol. Quindi avanti per questa strada e con fiducia e testa bassa e lavorare. Con questo è il sesto che fai quest'anno. Quinto? Quinto. Gli altri anni ne hai sempre fatti di meno, quindi tutto un girone di No, ne ho ritorno. già fatti 5 un anno Vercelli, No, hai tutto un girone di ritorno Sì, per. vabbè, ma io ovviamente l'obiettivo personale viene dopo, l'obiettivo collettivo che è la salvezza viene prima di tutto, e per come sta andando quest'anno raggiungerla sarebbe davvero una cosa bellissima per tutti quanti. Se fai altri 5 gol non è un obiettivo personale, è un obiettivo collettivo. Vabbè, sì, io non mi voglio porre limiti, diciamo, se vengono bene, se non vengono, pazienza, l'importante sono i 3 punti e che la squadra, ti ripeto, si salvi.